Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di Retro Computing. Oggi faremo un'invasione fugace nel mondo dell'home computer britannico. Dragon 32 e Dragon 64 furono due home computer prodotti tra il 1982 e il 1984, macchine identiche al TRS-80, prodotti su licenza però in Gran Bretagna dalla Dragon Incorporated. La macchina aveva un Motorola 6809 da 0.8 MHz con 32K oppure 64K, da cui il nome Dragon 32 o Dragon 64. Fu il Dragon, una macchina semplice e robusta, non disponeva nemmeno delle minuscole. Quando il computer fu proposto inizialmente sul mercato britannico, ebbe una buona accoglienza commerciale, tanto che la Dragon, data per sostenere le vendite del proprio home computer, lanciò la rivista Dragon User. Ne vedremo due numeri, giusto per capire un po' e annusare un po' cos'era il Dragon. Finì però l'hardware, il computer, affogato dalla linea del Sinclair ZX, dal Vic della Commodore, da Apple II e Apple II Plus. Nel giugno del 1984 la Dragon data ebbe a fallire. Il Dragon 32 e 64 fu quindi una fugace presenza nel mondo dell'home computer britannico, solo dal 1982 al 1984. Però il Dragon 32 e il Dragon 64 lasciarono un bel ricordo ai propri proprietari, che continuarono ad usare il proprio home computer per lungo tempo. In questa regione andremo a dare un'occhiata a varie cose. Questo era il manuale che veniva dato sui Dragon 32 o Dragon 64, 181 pagine, lo guarderemo tutto per renderci un po' conto. Stampato nel 1982, diciamo varie istruzioni, che cosa era composto, il TV socket, il primo pulsante, il TV set, eccolo qua, il pulsante 1. C'era l'uscita per la TV, il pulsante 2 era il pulsante di reset, poi il 3 era il joystick destro e sinistro, 3 e 4, quindi 3 e 4, e queste qui, questo e questo. Il 5 invece era il selettore, diciamo lo spinotto per il registratore entrata e uscita, il socket, il 5, questo qua, questo per il registratore. Il 6 invece era la porta parallela. 7 era lo spazio per la cartuccia, eventualmente, eccolo qua, sul lato destro, e sul lato sinistro c'era quest'altra roba. Poi c'era Power Pack Socket 8, cos'è? L'8, questo è un altro aggeggio da metterci, l'uscita precisamente per le eventuali cartucce, l'uscita per il monitor e l'accensione 9 e 10, eccolo qua. Come connettere il Dragon, eccolo qua, e qui passiamo oltre. Come c'era, diciamo, cosa c'era, come iniziare, che cosa c'è per quanto riguarda il basic, costanti, variabili, numeri e quant'altro. Programmare un buon computer per, diciamo, per la casa, e qui c'è una serie di esempi, poi andiamo a vedere. Andando per posti, nuove dimensioni, prendere posto, muovere, diciamo, un aeroplano, questo probabilmente è un gioco, qualche cosa, effetti sonori, parte per la grafica, e poi delle appendici per quanto riguarda messaggi di errore, funzioni trigonometriche e stampa. C'aveva un Motorola 6809, ricordatelo questo. Un microprocessore che era piuttosto costoso. Getting started. Qui viene dato, cioè, con il basic come fare le operazioni, stampare parole, qui praticamente si iniziava ad utilizzare, si introduceva, diciamo, il lettore al basic con le costanti, alla programmazione, string, il primo programmino da fare, era un basic classico, poi ne vedremo le istruzioni in modo per comprendere, è piuttosto semplice. Alcuni altri esempi di programmi, fare scelte, RND, vediamo fare scelte con cosa, vediamo un po' cosa c'era, no, ancora non è stata introdotta la IF, vediamo un po', proprio un po' di suono,
RAM. Good Housekeeping, questo è un programma per quanto riguarda C-Save, per l'utilizzo della cassetta, che non aveva il disk drive, o comunque era ancora robe per ricchi ancora. C'era Long Auto, varie decisioni, la IF, qui c'era una else, quindi non è una evoluta come praticamente, diciamo, il TRS-80. E poi vediamo un po' cosa c'è. Il for next, gosub, on gosub, nuove dimensioni, vettori, matrici, io qui vado veloce, defn, il link per scaricare il manuale del Dragon se volete approfondire questa fugace dimensione britannica dell'home computer del Dragon 32 e Dragon 64, il link lo trovate in descrizione. Suonare, chiaramente c'era il microprocessore, gestiva praticamente il sonoro, era capace di fare varie cose. Non risulta che avesse un microprocessore audio dedicato, perlomeno io non ho trovato informazioni in merito, ma comunque il Dragon fu una cosa piuttosto marginale rispetto al Sinclair, all'Amstrad CPC, Apple II e soprattutto ai Commodore VIC-20 e Commodore 64. Tant'è che il Dragon ebbe a sparire quando cominciò la Commodore a entrare in contatto. Ok, questo era il manuale basic introdotto dal proposto per gli utenti. Passiamo oltre. Dragon 32 Programmers Reference Guide, questo è un altro libro sul Dragon che si trova 150 pagine, 154 pagine, lo guarderemo rapidamente per vedere cosa c'era. Introduzione, capitolo 1, il basic, la grafica, il suono, codice macchina, periferiche and routine tips, e poi una serie di appendici, incluse le istruzioni del 6809 e quindi codice ASCII e quant'altro. Un ottimo libro. Andiamo a vedere, non c'è nemmeno una figura, andremo rapidamente. Codice array, vettori, se lo volete lo potete andare a scaricare per ricordare che cos'era il Dragon 32 e il Dragon 64 e qual era la sua architettura, perché qui in questo manuale, oltre che a spiegare il basic comando per comando, siamo già al capitolo 2 con la grafica, con le risoluzioni, che in realtà non è che poi fossero 256x192 punti, voglio dire, non è che a due colori, non è che poi fosse quella grande sgargiamento tecnologico, d'altronde dell'80-82, voglio dire, già le date dicono tutto. Comunque se uno lo vuole può andare a scaricare questo file, che lo trova in PDF linkato in descrizione, per avere sotto mano tutta l'architettura del Dragon 3264, dal basic al codice macchina. E qui abbiamo i registri, l'architettura del 6809, eccolo qua, cos'è il codice macchina, e qui si spiega cosa c'erano i registri, flag pointer, direct page register, program counter, condition code register, addressing mode, e qui si spiega l'architettura del 6809 con i relativi praticamente esempi, con variabili in cui mescolare praticamente. Codice macchina, eccolo qua, qui commentato con quello che dovevano fare i vari routine, quindi praticamente lo spazio con le periferiche, gli spinotti, pedinature. E io vado veloce perché tanto ora poi quello che ci interesserà di più sono sicuramente la parte relativa alle riviste. Un appendice, appendice C di codice ASCII, tabella di conversione, queste sono già istruzioni per il 6809, qui qua altre istruzioni del 6809, un indice. Ok, quello che più ci interesserà è quello che andremo a vedere successivamente, che sono un paio di riviste.
Dragons User, questo è del 1° maggio 1983, la rivista era di diretta proprietà della Dragon Data e serviva appunto per sostenere le vendite della macchina, del Dragon 32 e del Dragon 64. Andiamo rapidamente a vedere questa rivista di 52 pagine, cos'era il Dragon User e che cosa praticamente prometteva di fare, cosa c'era. Lettere, notizie, club, software, andato all'angolo del Cornell, Moonbase Alpha, quindi probabilmente sarà qualcosa in relazione a un gioco, vedremo. Command Graphics, comandi grafici, data filling, print interfacing, apertura di file, risposte diciamo del grado e l'angolo della competizione. Vediamo un po', spazio lettere, Dragon Software, un po' di notizie sul Dragon, e questo era l'impiccato software roundup. Come si vede la grafica era diciamo lasciava parecchio a desiderare. Eccolo qui l'uscita, questo però invece è un BBC Master, questo è un Sinclair, queste sono le macchine che finivano per affogare il Dragon, oltre che al Commodore. Poi andiamo a vedere un po' di grafica, informazioni, qualche listatino, altre informazioni sulla macchina, caratteristiche per stampare qualche cosa. Vedete la grafica com'era, diciamo relativa al 1980, 81, 82 era quello che era. La rivista ci aveva dei listati, era l'epoca delle cassette, oppure diciamo i listati non erano particolarmente lunghi perché diciamo anche le capacità grafiche erano quelle che erano e la macchina non è che avesse poi molta memoria, per quanto 32 e 64k erano tanta memoria per il 1980-1982. Basti pensare che il Commodore VIC-20 ci aveva soltanto 20k, di cui 16 erano praticamente, 15 erano di ROM e 5 soltanto di RAM. Passiamo oltre al prossimo numero. Dragon User, dicembre 1983, ultimo numero dello spazio dedicato al Dragon 3264. Vediamo un po' di che cosa parlavano già nell'83. Di lì a poco, dopo 6 mesi, diciamo la dritta Dragon Data sarebbe praticamente chiusa per fallimento. Vediamo un po' cosa emerge. Ci sono lettere, club, software, quant'altro, un po' di informazioni, spazio lettere, c'erano fumetti. Vediamo un po'. La famiglia dei Dragon cresce, price tag e buone, diciamo, buoni giochi. C'erano dei fumetti, la grafica era quella che era. Probabilmente l'audio non era neanche poi così molto. Dragon 64, c'è tempo per avere diciamo parole e un word processor su un Dragon 32, questo deve essere probabilmente un listatino per un word processor, pubblicità, un nuovo amministratore delegato della Dragon Data e poi vediamo pubblicità, catene di reazioni, vari listati, guida per gli diciamo, i neofiti per quanto riguarda la macinazione del codice macchina del 6809, un po' come su tutte le riviste, linguaggio e programmazione, poi si scendeva a livello della macchina, qua parecchia pubblicità, quindi vuol dire che era parecchio comprato, perlomeno gli utenti Dragon compravano ovviamente la rivista del proprio computer, su questo non ci piove. Ecco, abbiamo finito. Questo è stato diciamo il breve excursus del ricordo del Dragon 32 e Dragon 64, una macchina conosciuta solo sul mercato inglese dall'80 all'82, finì affogata dal Commodore VIC-20, Apple II, ZX Sinclair, Acorn BBC Master e poi praticamente soprattutto Sinclair VIC-20 e... ho detto più o meno un po' tutto, forse mi sono scordato qualcosa, ma comunque ecco, una macchina che ebbe diciamo una fugace presenza dall'80 all'82,
e poi diciamo scomparve. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.